Pietà. Buongiorno, ben arrivato. Da dove arriva adesso? Abbiamo fatto Verona, da Verona siamo arrivati fin qua. Oggi ha percorso più di 600 km in questo preciso istante, 605. E arriverà fino in San Pietro? Con oggi. Con oggi è già arrivato a 605 km consecutivi, non si ferma mai neanche un giorno. Ma di corsa? Di corsa, di corsa. Sì, come si muove? Il 9 di settembre, a San Pietro. Sì. Bene, mi fa piacere vederti, anche. Questo qua è il nostro presidente. Eccoci qua. Piacere, Luca Ventura, piacere. Noi siamo partiti da Roma il 1 maggio, poi siamo andati a Udine stamattina. Oggi no, oggi eravamo qua vicino, 10 al km. Lago, ieri invece da Bieno è arrivato qua da Piano, 83 km con un passo in mezzo. Ho allungato il passo per fare praticamente l'associazione dell'info alto. No, 10 non sono suonate. Quindi noi non vediamo l'associazione in quadro. Noi combattiamo quello che è l'antifascismo, l'usura bancaria, tutte queste problematiche oggi pesanti. Io sono un marciatore, io non sono la vita alla crisi economica. Infatti sono stanco, sempre in televisione, sui vari programmi, proprio per promuovere. Ma diciamo che oggi è la massa di quest'anno che si prende anche 10 per mese e non riesco più a finire questo mese, la gente, le aziende stanno fallendo. Dall'inizio dell'anno oggi ho fatto mi mandano sempre dove sono le comunità finanziarie. Noi siamo un'azienda, una bella foto. Un'azienda, prego, anche lui il direttore. Sicuramente chi arriva a questi, diciamo, gesti estremi deve conoscere un travaglio interiore, un disagio che va oltre quello che un umano può sopportare in questa fase particolarissima. Noi abbiamo un motto che porta sempre fortuna. Quando finiamo, diciamo tutti quanti, tutti su con le mani. Dai, uno. Beh, ma sì, è un modo, è un gesto. Uno, due, tre, tutti su con le mani, per sollevare anche il morale. Bravo. Diciamo che oggi abbiamo
l'Italia per esempio che ha ragione a fare certe cose, ma quale mondo di curare di combinare le famiglie per bloccare i mezzi e così via. Che poi se li vedo nel iniziale non succede più, magari se vuole le banche danno più credito, le banche che fanno di quei giochi all'interno di conti correnti per esclusivo e usura bancaria, abbiamo circa il 80% di conti correnti usura, siamo che 30-40-50% di tassi da maggio dell'anno scorso. Il cittadino paga perché non lo sa che c'è una situazione di crisi. E noi stiamo divulgando la nostra associazione a livello nazionale, nel nostro sito si trova tutta l'informazione, troviamo anche i vari passaggi, il sito è www.infoalta.it, si trova tutta la storia anche dell'associazione, la storia che adesso stiamo caricando, tutti i percorsi che sta facendo Aldo, perché siamo partiti contosi da Verona il 1° maggio. E questo l'ha aiutato anche a ricandidarsi il sindaco, è stata una bella dove siamo successone. Passati che c'era l'elezione, ha vinto tutte le persone che abbiamo dato la mano a Udine, Cervignano, a Udine, di Friuli e quant'altro. Si stava portando all'interno dello stadio, ma c'era la partita Udinese e Genova, solo che era un po' pericolosa perché era una partita importante, dovevamo farci fare anche il giro, abbiamo fatto l'esterno. Percorso da domenica oggi siamo arrivati qua, domani parte Quatreto, Riva, Desenzano, Brescia, Palazzo da Monza e Milano, domenica arriviamo a Milano. Ma avete anche un punto di contatto con l'organizzazione del giro? Sì, 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 tutto organizzato. In corrispondenza di con l'ultima tappa? Sì, 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 abbiamo tutto il percorso, noi abbiamo tutto il percorso che poi si fa a Aosta, Torino e così via, si va giù sul sud Italia. Per esempio a Napoli siamo il 29 luglio, poi si va a Palermo, per esempio a Sardegna e si rientra in Città del Vaticano. Presidente dell'Alta. Vedete che metto questo qua, così ci mette la firma qua.